Tra qualche settimana inizierà la nuova stagione sportiva e noi di Oteos ci stiamo preparando a incontrare nuovi atleti e a raccontare nuovi sport. L'estate però non è ancora finita e in questi ultimi giorni di sole vogliamo ripercorrere con voi la storia di sport e atleti di questi ultimi mesi. Con Oteos abbiamo risalito montagne, volato e planato verso terra come degli uccelli in compagnia di Marco Milanese e la sua tuta alare. Atterrati siamo corsi al mare per immergerci nelle sue profondità con Alessia Zecchini. Risaliti in superficie, ci siamo trasferiti in piscina per seguire i ragazzi del nuoto pinnato e con loro abbiamo imparato a nuotare come dei delfini.
partita la finale dei 200 e andremo subito a vedere quelle che saranno le tattiche dei vari atleti. E già subito tutti appaiati dall'uscita dei primi 15 metri della apnea, 20 metri percorsi, 25, 30, ci avviciniamo al primo passaggio e Stefano è partito forte. È partito forte, è così che deve gestire la gara, una mono che gli permette un gran passaggio e le sue caratteristiche gli permettono un gran 18-91 è già al comando, siamo in testa, secondo l'atleta Cagno con 19-37, 19-25, scusate, Cagno è terzo ma Stefano sta volando. Ma attenzione alla corsia 5, Baldwin c'è anche lui, sta passando molto forte. Baldwin sta passando forte, 39-03, 39-47, 39-84, 39-94, 40-0. Che finale! Sta rientrando Stefano, veramente una battuta, sta volando, è leggero, c'è. 150 metri quasi di gara, Stefano Figini, Baldwin sono ancora tutti lì, ma Stefano Figini mi sembra che voglia fare il protagonista. Virano appaiati, 59-61, 59-81, 1-0-0-0-9, siamo sotto l'1.20, siamo sotto il privato del mondo, 25 metri da percorrere, 20, 15, Stefano Figini in testa, Baldwin cerca di inserirlo, ma Stefano avanti, oro record del mondo, oro record del mondo per Stefano Figini, Italia! Come i delfini che amano scivolare e saltare sull'acqua, ci siamo trasferiti nei laghi e nei fiumi per incontrare campioni come Stefano Comollo e Massimiliano Pifaretti, che tra un'evoluzione e l'altra ci hanno raccontato il wakeboard. Nella bellissima cornice dei laghi trentini abbiamo incontrato Thomas De Gasperi, pluricampione del mondo che ci ha fatto sciare sull'acqua. Scesi dal monosci, siamo corsi ad Ancona per risalire su una tavola da kite di Riccardo Pianosi e con lui correre a velocità pazzesche sul mare. Con i ragazzi della Nazionale Italiana di Surf abbiamo invece cavalcato le onde dell'oceano. Siamo poi tornati a riva e usciti dall'acqua abbiamo cominciato a correre con i triatleti di Xterra.
abbiamo inforcato la bici per pedalare e correre nei boschi insieme a loro. Tornati a casa, ci siamo fermati ad ammirare le acrobazie del parkour e questa sarà la nostra prossima avventura. Questi ostacoli si possono volteggiare con diversi movimenti, questo è un esempio. Nel parkour park ci sono sempre delle sbarre, sia basse che alte, per fare un po' di equilibrio. Diciamo che l'equilibrio è uno dei punti fondamentali del parkour. Sui vari muri si possono fare un altro movimento di base del parkour, sono i salti di precisione, quindi saltare da un punto, da un muretto ad un altro, in generale da qualsiasi tipo. Su tutti i vari ostacoli e ogni appiglio si può sfruttare per fare i salti di precisione, che sono un altro dei movimenti base del parkour. Libre. Quando cominciamo ad andare più in alto è molto molto importante. Allora, un'altra delle basi è imparare a tutti gli impatti dalle grandi altezze ma anche dalle basse altezze con una tecnica per dissipare l'atterraggio che si chiama roll, che